Lucio Torres ed altalenanti allenatori di Antilopi Altice, ben ritrovati dal vostro Silver e dal nostro Silverius, che indica il sciale, tipo qualcosa del genere. Stavo guardando una cosina qua, questi fregi decorazioni non li avevo mai guardati, sono spighe, pane, cibo, curioso, perché quella in mezzo è una fornace, sotto ci sono delle spighe, fa strano, no? Vederlo qua non ha molto nesso col luogo, aiutatemi a capirlo. Fra l'altro, ecco, volevo sottolinearvi ancora una cosina, poi entriamo. Vi ricordate il discorso dello scorso video? Il discorso dello scorso video, quello sulla guardiana del fuoco, della sua posizione. Quello che intendevo, che magari è sfuggito di più, è che quella è la posizione dei personaggi che hanno qualcosa da nascondere. Ci siamo capiti? Ecco, non è che per forza siano lo stesso personaggio, però la cosa può avere senso. Ragioniamoci su tutti insieme allegramente. Ecco, io qua indosso il gioiosissimo anello della nebbia per farmi diciamo aggrare il meno possibile, perché qui veramente i personaggi che aggrano da lontano e danno molto dispiacere. Allora, per evitare questo, ripuliamo la zona con calma. Non ho equipaggiato, mio malgrado, caduta controllata, ma non credo che qui serva a nulla, perché credo che se cadiamo di sotto, caduta controllata da lì sopra non serva una secchia. Quindi andiamo abbastanza leggiadri e gioiosi. Allora, saliamo trullalà. Logicamente, ragazzi, anche questa zona, come quasi tutto e quasi tutti i Souls, si può rushare, allora, aspetta, vediamo se riesco a allora. Io la oso, dato che comunque abbiamo l'arco lungo, freccia standard, perfetto. Vediamo se riusciamo a... attenzione, sono riuscito a fare le cose fatte bene per una volta. Cioè, volevo beccarne uno, ho distratto l'altro. Non pensavo che il tiro dell'arco lungo fosse così lungo. Là. Perché come vedete non importa tanto il quanto danno gli si fa, conta il quanto cazzarola rischiamo di farli cascare di sotto, che sarebbe una cosa fighissima. Aspetta un attimo, vediamo se... no, ci voglio riuscire. E stettero qui 2 giorni. Avete... no, ci spera... io ci speravo, veramente ci speravo, santo vitello tonnato. Allora, in teoria io mi ricordo, e sta cosa cincischiante la sto facendo proprio per evitare gli sbattimenti, perché sono uno che si sbatte poco poi in determinate situazioni, ecco, perché questi qua se ti attaccano cascano di sotto facile, No, questo è stato un numero d'alta scuola, ecco, perfetto, quello che volevo evitare. Dai, sei un merda, sei ufficialmente un merda. Dai. Perché questi sono scomodissimi da combattere qua sopra, Rendiamocene conto. Dai. Praticamente, se a loro lasciate eseguire i loro fantastici attacchi lì sopra, vi lascio intuire quale dispiacere possano mettervi nelle terga. Fra l'altro, un consiglio che vi do, se volete, qua potete equipaggiare anche l'anello del serpente, perché loro droppano parecchie cosine, tra cui anche le umanità. No, aspetta, loro ti danno umanità, non è che te la droppano. Praticamente diventi umano se loro... vabbè. Avete presente quel numerino lì in alto a sinistra? Ecco, quello intendevo. Allora, io questo posto mi ricordo che a un certo punto della mia vita lo facevo correndo. Mi sento anziano perché non lo faccio più così. Insomma, loro è meglio praticamente non affrontarli. Si possono tranquillamente aggirare. Non ci credo. Cioè, il lampadario cade senza emettere alcun suono? Ma vabbè. Allora, vediamo di... io non mi ricordo qual era la dinamica, purtroppo, vi stavo dicendo, per attirarli in maniera corretta per farli cascarvi sotto. E quindi, onde evitare spiacevoli, dispiacenti situazioni del cacchio, eccola. Dai! Ma...
Questo lo so, è colpa dell'anello della nebbia. Sei un merda, veramente. Tu e tutta la tua progenie di scoiattoli. Guardate i loro coltelli quanto danno fanno. Intanto sta scendendo quello di sotto. Va bene, allora, visto che uno è sceso, ora possiamo togliere l'anello della nebbia. Lo so, sembra una cautela eccessiva, ragazzi, ma non è assolutamente così. Perché loro sanno essere pericolosi se combattuti in spazi brevi, eh? Molto pericolosi. Ok. E vedete il livello di aggro che hanno? Non è cosa da poco. Ok, fa niente. Ok, questo era il modo. Questo... Scusi, signorina! Si potrebbe decidere o su o giù. Non stia lì a tediarci il pifero. Tanto va bene, noi non dobbiamo passare di lì, ma dobbiamo passare da qui. Questo lo sapranno in tre. E ora lo saprete anche voi. Là, scudo alto, perché mi ricordo che c'è ancora gente. Anzi, anche fiasca. Dovrebbe essercene uno soltanto, però. Onde evitare spiacevoli dispiaceri. Adesso avete capito perché c'era stato gioiosamente elargito lo stocco di Ricard. Fortuna vuole che non siano troppo resistenti, ragazzi. Se no, sono veramente, veramente fastidiosissimi. Perché appunto hanno questa fantastica cosa del... Esatto. Qua, benedizione divina? Sì! Grande Silver! Memoria, memoria! Io quando funziona la memoria mi esalto. Allora, abbiamo visto le statue, giustamente, di Ornstein. Abbiamo visto le statue della statua di Smaug. E adesso vediamo una statua di Tette. E questa è Gwyndolin. Ragazzi, io ho tutta una mia teoria a riguardo, la sapete, ve l'ho più o meno spiegata, su. Non, vabbè, quanto sei perverso. Sei veramente perverso, nonché meschino, eh? Allora, avete detto, ve l'ho detto che io ho tutta la mia simpatica teoria, quindi. E poi, se non avevo ancora equipaggiato l'arco, potevo usare tranquillamente la bacchettina magica delle Ziguli, però niente, non ha droppato una secchia. Quello veramente o si è buggato o è imbecille. Boh, io tento di tirarlo giù prima di trovarmi brutte sorprese. Che si sa mica, si sa mica che questi poi a un certo punto ti fanno lo scherzo, quello del Machu Picchu. E addirittura facciamo anche così tanto danno. E stavamo qui. Dai, ciucciatore di Belino. Niente, non ha droppato. È il modo di morire. Comunque sia, ragazzuoli, vi ricordate di loro? Dei guardiani del dipinto? Che li troviamo appunto anche in Dark Souls 2, da Aldia. Perfetto, ve li state ricordando ben bene? Siete sicuri che ve li state ricordando ben bene? Ecco, e il set si trova comunque in Dark Souls 3. Guardiani del dipinto, epitrice, eccetera, eccetera. Ecco, questa torre vi dice niente? Lo so, so essere tedioso e anche tedoforo, fra l'altro, alle volte, ma mica sempre. Mica sempre tedoforo, perché non ho una torcia con cui correre. Allora, questa, ragazzi, è una teorica shortcut, nel senso che se volete andare direttamente a... Grazie a Fangala, questa è una teorica shortcut, perché se volete andare a salvare potete tranquillamente andare a salvare. Ok? Io non sto andando a salvare, voglio tirar qui il gargoyle, che è uno spazio di movimento a me più consono e che mi elargisce più già. Ah, lui non attacca? Dai, che bello! Cioè, no! Non ci credo neanche se è vero che non arriva fino qui. Ma sei serio? Ma really? Eh sì, a quanto pare sì.
ciorbole. No, ehi, ehi, ci hai provato, vecchio scoreggione. Vieni qua, brutto tirapicciu. Vieni qua. Esatto, l'attacco da fondo lo fa, quindi state attenti, per quello che tenevo lo scudo alto, Questo è la stessa meccanica di Anor Londo 2.0, Dark Souls 3, Cavalieri d'Argento. Guardate che pacchia a combatterlo così. Logicamente la cosa funziona solo se avete... solo se avete appunto la bacchettina magica, delle armi divertenti, eccetera, eccetera. Intanto l'elmo del Gargoyle non ce lo siamo acchiappati, che è fighissimo, figherrimo e tanta roba. Allora... così facendo abbiamo sbagliato strada, nel senso, non è che abbiamo proprio sbagliato strada, non era quello che volevo fare, mi sa che no, porca miseria, esatto, non dovevo muovere la torre, la dovevo muovere dopo la torre, porca galera, scusate, portate pazienza, ma a una certa età si comincia a sbarellare quell'attimo. Allora, dato che comunque non c'è un falò all'ingresso di Anor Londo, giusto? Perché fate bada che il Silver è una bella persona, ma comincia a confondere le due Anor Londo. Infatti qua non c'è il falò come era stato messo nell'altro. Perfetto, quindi portate pazienza un secondo, ritiriamo sulla torre. Almeno intanto abbiamo già scassafottuto il Gargoyle, cosa molto molto comoda. Là. E poi, tanto che la torre sale, noi scendiamo. Guarda che belli che siamo. E andremo in posti veramente inospitali, eh? Non tanto perché sia inospitale veramente il posto, ma perché ci serve il falò. E il falò stava qui. Curioso come sia stata messa, ci pensavo poi col senno di poi, la statua di Lord Gwyn qui sotto. Fantastico, eh? Vero? Ve la ricordate questa stanza, voi che avete giocato a Dark Souls 3? È vero che lì la porta non c'è più, però... Allora, anello primogenito del sole. La cosa fantastica è questa. Allora, potenza i miracoli. Non era questo l'anello che... What? Ok, Scraway, che cacchio me ne faccio io di tutte ste anime? Mettiamo ancora stamina, mettiamo... No dai, tiriamo vitalità intorno al 1000. Vitalità 1000 mi piace. Allora, ripara equipaggiamento. Ok. Vi ricordo che stiamo andando senza elmo solo per andare più leggeri, Ah, ok, devo tornare umano. Che palle. Questa meccanica è veramente bruttissima. Allora, hai bisogno di anello. Prova anello. Ho capito, ma non era questo l'anello allora. Mannaggia. Ero convinto fosse questo. Fa niente. Lo troviamo dopo. Non è un problema. Cosa mettiamo? Protezione acciaio. Sì, forse è meglio. No, che protezione acciaio. Tua nonna, è adesso che serve l'anello della nebbia. Cribio, è una cosa indigne. Allora, per ravvivare la fiamma, però, questo mi comporta che verremo invasi. Allora, non è detto che ci serva, non ora perlomeno. Però abbiamo comunque il faloppo. Allora, ora possiamo serenamente tornare su, andare a recuperare le cose di Tarkas Ferro Nero. E qui c'è l'accesso a quello che potremmo definire un finto DLC. Nel senso che il mondo dipinto di Ariamis poteva tranquillamente essere considerato un DLC, ma un DLC non è, perché è compreso nel gioco. Voilà. E fra l'altro, ragazzi, ricordatevi le radici dei nomi, quello che dicevo di Siglinde, Sigmaier, Ariamis, Ariandel, Artorias. Non avevate calcolato Artorias nei vostri discorsi. No, porca galera! Io l'avevo calcolato il basello.
scusate, ma quando, lo dico sempre che quando si gioca parlando è diverso. Dovreste provare tutti a giocare parlando per rendervi conto di cosa non è. Allora, andiamo un pochino qui. Qui c'è una selva di loro e come vedete là in fondo ce n'è uno particolarmente gioioso di custodire la sua roba. Vai così, là. Allora, un consiglio spassionato che vi do, ragazzi, perché all'inizio circolavano leggende metropolitane su questo luogo, ma sbagliate, nel senso, chi entrava nel mondo dipinto ci rimaneva, diciamo, sommariamente intrappolato, perché finché non completavi il mondo dipinto non potevi tornare a casa. In realtà non è così, dipende solo da quando iniziate il mondo dipinto, perché se voi il mondo dipinto lo iniziate prima di ottenere il ricettacolo è logico che non potrete tornare indietro, ma se lo inizierete dopo aver ottenuto il ricettacolo la festa sarà completamente diversa. Cosa fai tu? Già c'hai il server, eh? No, che poi è la spada dei guardiani del dipinto, questo non è un server, è una variante. Coltello da lancio, di nuovo, io ne acchiappo più che posso, mi prendo gli item qui che ci siamo procurati gioiosamente. Allora, voi immaginatevi questa zona appunto fatta senza l'anello della nebbia, eh? Ve lo dico sempre, limitare l'agro degli avversari in questi posti è veramente importantissimo. Guardate che stronzoli. Là. Sono leggiadri. E sono, diciamo, se posso essere sincero, più pericolosi qui che in Dark Souls 2, eh. Anche perché in Dark Souls 2 sono pochi e vivono proprio dentro i dipinti. Qui invece sono un pochino di più e quindi la loro pericolosità è superiore anche per quello. Poi se li affrontate così, pericolosi sono, no. Allora, là. Un agro per volta. Perché sono fatti apposta per scassare il belino, eh. Dai. Ehi, attenzione, eh. Come Cavaliere del Zodiaco, la stessa mossa non funziona due volte. Però ce l'abbiamo fatta lo stesso. Ha ha ha. Più che altro perché io sono una brutta persona, non per altro. Allora, quello là è il set, come vi dicevo, di Tarkas. Logicamente vi lascio immaginare quanto sia tankosa come cosa. Potete decidere voi se usarlo o meno. Una volta che si fa esperienza in Dark Souls, non ho capito ben bene questa mossa di allontanarsi invece che avvicinarsi, perché non mi vede proprio. Vabbè. Non apprezzo il fatto che non mi caghi. Sei una stronza. No, questa me l'ha pucciata nel secchio, vabbè. Però dato che non mi vedi, io te la metto nel secchio il doppio. Peggio per te. Vedo che non mi stanno dando nemmeno un'umanità. Grazie. Apprezzo tantissimo sta cosa del cambio dei danari. Ok, perfetto. Dovrebbero esserne rimasti quei pochi che basta per stare più sereni. No. Là. Non dovrebbe essercene nemmeno uno nascosto da queste parti, eh. Vero? Oh, perfetto. No, eccolo qua. Sapevo che ce ne poteva essere ancora uno. Già che tanto appunto con l'anello della nebbia è una pacchia. Pariabili e backstabbabili, ragazzi. Sono io che non. Sapete che non mi ci metto in ste cose perché sono un chiavicone. E quindi sono più le volte che rischio di morire nel tentativo di che le volte in cui ci riesco a. Quindi. Silver, però dacci un attimino di soddisfazione. Ci piace vederti morire, grazie. Allora, arma magica migliorata è un'ottima stregoneria. Per entrare nel quadro bisogna avere la bambola insolita che abbiamo recuperato nel video 5. Ricordo bene? Vabbè, quella che si sta al rifugio, insomma, nella cella dove abbiamo cominciato il gioco. Là, perfetto. E basta avvicinarsi al quadro e si viene ricciucciati dentro, cosa che noi non faremo ora, ok? Perché ora non ci interessa farlo, ci interessava recuperare. Ah, ecco, vedete che abbiamo ottenuto un'umanità e quindi questo è a nostro grandissimo vantaggio. Però come detto andremo a fare, guarda che bello, fare i dribbling da solo.
perché mi sento tanto solo qui ad Ano Orlondo. O ad Ano Rondon, o ad Ano Gonfio, vabbè, ognuno ci ha dato la sua versione dei fatti. Trovo che sia bellissimo tornare qui, pensare che quella sotto non è Yritil, non c'è. Boh, non c'è un riferimento ad Yritil in Dark Souls 1, se non una appunto terra del nord e via dicendo, però questo sappiamo essere comunque qualcosa di costruito, fra virgolette, una sorta di illusione, e quindi se possiamo illuderci di qualsiasi cosa, a voglia. In corrispondenza della torre, però, ragazzuoli, se vedete dove sta messo il ponticello, in questa zona, quella lì sotto, è la chiesa di Yorska. Quindi, se la chiesa di Yorska ci porta comunque come zona nel mondo dipinto di c'è, buonanotte. Corrisponde al mondo dipinto di Ariandel. Fatevi due domande. No, di Ariamis, no, di Ariandel. Li confondo. Quindi, cioè, la mia teoria è abbastanza lecita. Poi può piacere o non piacere, però ci siamo. Allora, oggetto importantissimo là sopra. Ok? Molto importantissimo. Allora, con l'anello della nebbia, come detto, abbiamo il vantaggio sempre di aggrare i nemici uno alla volta. Per quello che io vi ho consigliato di prenderlo, al di là di quello che può essere il discorso del patto e via dicendo. State attenti perché il loro aggro è limitato quel tanto che basta per farvi cascare nel trappolone di andare a menarvi anche con l'altro. Ok? Buona. Sono lenti e fetenti, oltre che abbastanza dementi. Ok, io non mi faccio prendere dalla fretta. Avete notato che qua le balaustre ci sono per non cascare di sotto, mentre invece in Dark Souls 3 no. È molto più gentile Dark Souls di Dark Souls 3 in questo frangente. Però una volta ogni tanto ci sta. Ok. Dai. Dai, Johnny! Vai, Johnny, tacca! E dai. Johnny! Là. Là. Bellissimo passaggio sotto i gamberetti. Oh, beh, pensavo facesse peggio, la stuna paperata qui. Molto peggio. Grande colpo del ferro da stiro, ecco, ci fa più danno se stiamo riparati, ma gli stiamo alle spalle. È curiosa come cosa. Vabbè, ciuccia la fiasca. Grandioso, grandioso. Allora, questo cancello qua, se non ricordo male, si apre solo dall'altra parte. Infatti, dobbiamo fare il girello. E il girello è una delle cose più belle di Dark Souls, di tutta la saga. Perché con la shortcut, passando da dentro, apriremo sia questo portone che quello. E quello è un portone molto importante. Però prima di aprirlo avremo il nostro bel da fare. Questo è uno dei luoghi più meravigliosi del mondo. Là. Loro non sono particolarmente ostici se presi appunto a piccole dosi. Ok, uno alla volta e si va tranquilli. Soprattutto se decidete di andare di irruenza, loro sono anche in grado di cascare di sotto di spontanea volontà. Perché volano, ma fino a un certo punto. Questa cosa io non l'ho mai capita, dato che sono loro che in volo ci portano qui, diamo per scontato che sappiano volare. Invece no, sti cacchi, cascano di sotto come dei peracottari praticamente. È una cosa che ti conforta. Posso interrompere qui la serie e non andare più avanti? C'ho paura. Mamma mia, vabbè. Allora lì si va a mori ammazzati, non c'è niente. Qui no, qua giustamente perdonatemi, ma non ricordo se c'erano oggetti, quindi do solo un'occhiatina veloce. No. E devo ammettere che queste cose in Dark Souls 3 mi sembravano leggermente più strette, però va bene. Allora,
Qui cominciamo ad andare con cautela perché è probabilmente uno dei punti più difficili, perlomeno la prima volta in cui vi si arriva, di Dark Souls. Ok? Rendiamo l'idea di quanto sia tegamoso la cosa e temistofelica. Vediamo, ce la possiamo fare con gioia. Dai. Oh, non arrivi? Oh, bella. E non me l'aspettavo che non venivi a trovarci. Un pochino mi dispiace. Sei stronza. Ok. Vai. Vai. No. Là. Allora. Io non conosco la corretta efficacia dell'anello della nebbia, nel senso, non so fino a che punto faccia quello che io voglio che faccia, quindi sto andando con cautela per quello, vorrei evitare brutte sorprese, grazie. Siccome tra poco potremo fare la figura del puntaspilli in un amen. Ok, allora, qui l'anello dell'occhio del falco ci farebbe di un comodo a dir poco schifoso, però... Tra l'altro, ecco, una cosa che non ho fatto. Non ho comprato le frecce avvelenate, ne ho solo 25. Porca galera, ecco, adesso sarà divertentissimo. Perché fare questa cosa che sto per fare io, ragazzi, vi toglie delle castagne dal fuoco, mica da scherzi, ma solo se funziona a dovere. E appunto, senza l'anello del falco, io non mi ricordo se funziona a dovere, eh. Ok. Vediamo di calcolare più o meno una traiettoria decente. No, un po' più su e un po' più a sinistra, ancora un pochino, proprio un pepiniello. No, dai. Ok. Ehi, i missili curvano? Bene, benissimo. Abbiamo attinato l'ira funesta dei peli di Achille e non è servita una mazza, perfetto. Vabbè, tanto dovrebbe perdere comunque l'aggro. Vediamo un pochino, lo faremo da qui, che dovrebbe essere più semplice, molto più semplice. Ok, infatti come vedete non sono l'unico a tentare con queste cose, che con tutta la vigliaccheria del mondo. Qua becchiamo il muro sicuro. Ok. È un attimo cascar di sotto, quindi la debita attenzione. Fortuna che si avvelenano facilissimi, quindi noi cercheremo di aspettare un secondo. Il procedimento l'avete vagamente capito, è divertentissimo. Non vi faccio il taglia e cuci, perché poi se sbaglio una mossa e muoio vi dite Silver, ce l'hai fatta perdere sta cosa, sei una brutta persona, ti piacciono i pinoli nel secchio e cose del genere, perché voi dite cose orribili ma neanche ve ne rendete conto. Quindi serve solo un attiminiello di pazienza e poi diventa tutto più facile e sereno, perché l'arciere pericoloso di Anor Londo essenzialmente è lui, non proprio tutti, e una volta liberato di lui abbiamo un falò. Quindi quando col senno di poi fai le cose, vivi molto più sereno, eh? Allora, dai, se gli passasse l'avvelenamento, almeno avremo qualcosa da fare. Che così lo avveleniamo e volendo possiamo anche occuparci dell'altro, che è relativo perché lì non c'è un item indispensabile, perché c'è un altro arciere, ma copre una cosa che, vabbè, sì, tipo una titanite scintillante, una roba del genere. Ottima come cosa, ma logicamente molto più interessante se siete alla prima run, che non avete questa cosa davvero. Davvero, mi finisci tutta l'energia così? A saperlo cambiavo le frecce, intanto ti tiravo giù in altra maniera. Vabbè, comunque stavo dicendo, determinate cose come la titanite scintillante, che vi porteranno a potenziare un po' tutte le armi, le armature, via dicendo, perché non sapete obiettivamente su cosa puntare alla prima run, tornano buonissime in quantità elevata, poi vi garantisco che arriverete a venderle da tante che ne avrete. Quindi bastano due frecce? Ma sei serio?
problema è che gli tira giù tre per volta, però vabbè, buono a sapersi. Io se intuivo che non dovevo tirargliene ancora, poi magari rimane con 11 di energia, capacissimo. Stavo dicendo appunto che se lo sapevo acceleravo il video, però oramai ci ho parlato sopra, quindi vi tocca assorbirvi più o meno tutto il discorso. Lo so, sono una persona orribile. Dai, dai, dai. Ah, che bella soddisfazione, veramente è una gioia. Grazie, speravo di riuscire a non sprecare una freccia, ti ringrazio tantissimo per avermela fatta sprecare comunque. Allora, e non ha lasciato nulla. No! No! Sono uscito dal menu col salto all'indietro, sono un cretino! No! Porco schifo, devo rifarmi tutto! E ve l'avevo detto che l'avrei fatto, eh! Ve l'avevo detto, state attenti a uscire dal menu, perché il tasto di uscita dal menu è lo stesso del salto all'indietro. Però ve l'avevo detto a Appetite Londo. Qui invece l'ho fatta alla grossa Londo, porca pupazza! Va bene, allora facciamo così. Adesso vi beccate magari con gioia il video accelerato, perché no, facciamo che non faccio il video accelerato, tento un'altra cosa, visto che ho fatto per punizione, per aver fatto il Pirla Ganassa, ecco, per punizione, adesso la farò senza frecce, così rischio di perdermi anche le 20.000 anime e voi al massimo gioite il doppio. Se non ce la dovessi fare, lo farò offscreen, tanto oramai avete capito che, cioè, come si fa, l'avete capito. Il fatto che io l'abbia fatto col culo è un altro discorso, eh? Cioè, lo so, c'è gente che si sta massacrando dal ridere, perché me lo merito, perché siete brutte persone, perché non aspettavate altro, e questo entra di sacrosanto diritto al primissimo posto, sostituisce quello della caduta nel DLC di Dark Souls 2, come epic fail più epic che fail della storia di Dark Souls del Silver. Ecco, direi che ci stiamo parecchio e niente, sono contentissimo perché soprattutto sono riuscito a farvi buttare via un quarto d'ora della vostra vita perché sono un cazzurellone, ok? Grazie, grazie dei fiordi soprattutto. Ricordatevi che se passate dalla parte dell'arma fate meglio, che dalla parte dello scudo è solo peggio. Allora, vai, 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 perfetto, grazie. Ecco, la loro arma ha un bellissimo rapporto con i nostri scudi. Perfetto, perché consuma tantissimo la nostra stamina. Io tengo l'energia al massimo perché è un attimo commettere un errorino di nuovo. Vabbè, come vedete, ecco, arrivati. No, stavo dicendo, non muore. Arrivati fin qui non è tanto, tanto complicato, eh. La cosa migliore è perlomeno ricordarsi di attirarne uno alla volta di loro. Scegliete voi quale, ma forse meglio mettersi di qua. Ok, intanto che cercate di puntare uno, attirerete l'altro. E questa è la cosa più fantastica del mondo. E eccolo. Quanto sei. Che palle. Niente, non c'è verso, va bene, fa niente. Esatto, il pericolo qua è insabbiarsene due. Ok, levato uno, diventa tutto più sereno. Perché adesso subentra quella famosa cosa che vi dicevo anche nei video passati, la fretta. Quando ti tocca rifarti un pezzo ti subentra la fantastica la fretta. Ok. Di nuovo pozione. Salve.
santo, di quel cielo. Adesso recuperiamo le nostre anime e andiamo gioiosamente a cercare di farlo senza le frecce. Però Silver, c'hai l'anello della nebbia. Vabbè, no, non vogliatemi proprio così male, che io lo faccio anche per farvi divertire. No, 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 bene così. Aspetta, ok, ok. No, porca pupazza. Va bene, niente, va bene. Va bene, avete gioito fin troppo. Avete gioito fin troppo. Taglia e cuci e ritorno qui, sennò ci stiamo veramente dei giorni. Io spero che nessuno di voi sia morto soffocato per le risate, perché giustamente quando si tratta poi di prendermi per i fondelli, ricordatevi sempre che certi errori li fate anche voi, solo che nessuno vi guarda. Ecco, poi fate tutti ganassa, tutti bravi, tutti che hanno finito Dark Souls senza colpo ferire, senza, senza morire, senza niente. È fattibile, fra l'altro, anche perché lo dimostra il fatto che in fondo ci devi comunque arrivare, quindi finire Dark Souls senza morire è possibilissimo. Allora, no, niente, era solo un'anima di un eroe, nemmeno una titanite. Come vedete mi sono sbarazzato anche di questo nel frattempo e al primo tentativo, perché come vi dico sempre, se le cose te le fai senza il commentario non hai la distrazione, vai molto più tranquillo, sereno, non guardi il cronometro, non hai paura di niente, di nessuno. Stavo guardando che graficamente, per quanto sia spaziale questo luogo, graficamente fa veramente schifo, cioè tridimensionale e piatto al tempo stesso. Roba brutta, molto brutta, e quindi vabbè. Allora, quando uno arriva qui in preda alla disperazione, dice: no, non ci posso credere, nebbia, boss, ah, tremendo, tremendo, tremendo. Invece no, c'è solo gaiezza dietro questa porta, anche se dipende sempre se sapete quale porta aprire, che si comincia da questa a sinistra, ok? Che se cominciate a questa a sinistra trovate quella famosa cosa che vi dicevo poc'anzi. Benissimo. Oh, there you are. You've been quiet these days. Summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better. E vedete l'ambiguità che dicevo? Pretend you didn't hear that. L'ambiguità che vi dicevo, perché ad Anor Londo c'è tutta questa ambiguità? Ok? Soler non è sessualmente ambiguo in altri luoghi, qui fa una battuta sessualmente ambigua. Perché c'è Gwyndolin solo scuro così ambiguo? Ecco, vabbè, la confusione è voluta. Allora, logicamente adesso, non avendo risolto il nostro problema dei peccati e via dicendo, non avremo la possibilità di stare tranquilli e non essere invasi. Vorrei prima ripulire questa zona, perché veramente c'è una marea di roba e gente da scassafottere, roba e gente veramente interessante, e qua, ragazzi, respawnano tutti, non è come altrove, ok? Non sono impossibili, come vedete non sono quelli neri ma sono quelli d'argento. Cribbio, per me questa spada comunque non ha un range normale di backstab, perché non è normale che io non riesca a backstabbarli nemmeno al quindicesimo tentativo e gli sto dietro. Niente, adesso si è girato, lui è stato laido e veloce. È bello che ho anche l'anello del calabrone, Oh, vedete, addirittura per backstabbarli bisogna acchiapparli dal braccio, cioè non ha molto senso come cosa. Però vabbè. Allora, questo non è un mimic, questo
medaglione del sole, eccetera, eccetera. Se poi faccio il conto di quanti medaglioni del sole abbiamo, ragazzi, siamo già quasi a posto. Così è, per curiosità mia. 4? Ah, ma no, li ho appoggiati nella cassa senza fondo, allora. Non ne ho solo 4. Sono sicurissimo di non avere solo 4. Ne abbiamo pescati 3 solo adesso. Cribbio. Allora. Esattamente. Vieni. Venga, dottor. Perfetto. Vediamo se applichiamo anche a lei la tattica, quella del braccino. Aia, scusi, ho sbagliato io. No. Lo so. Ce lo so. Non si preoccupi, ce lo so. Mi sto solo facendo prendere dalla fretta. Che è la cosa più sbagliata che si può fare sempre. Dai. Niente, non c'è verso di... Oh, di nuovo all'altezza del braccio. No, no, allora è proprio un hitbox sbagliato. Che tristezza. Allora, qui c'è un trucco che proveremo a mettere in pratica, anche se non è che me lo ricordo proprio ben bene, eh. Allora. Ammetto che non avevo mai sentito questi respiri così gioiosi in codesto luogo pieno di lestofanti e mestizia e mistiziofanti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, qua sotto, se non ricordo male, uno dei quattro è un mimic. E se non ricordo male, vabbè, probabilmente questo dove mi è stato messo il messaggio, no? Infatti. Benissimo. Questi, come vedete, sono... Ah no, sono tre. Ero convinto fossero quattro. Dente di drago, ottima arma. E il set di Havel. No, lo scudo di Havel. Allora no, ecco, erano quattro che contenevano le cose di Havel. E poi c'era appunto il Mimic. Là, perfetto. Quindi anche il set di Havel ce lo siamo portati a casa brillantemente. Allora, io non ricordo lui cosa contenesse. Possiamo usare, come al solito, un talismanino di Lloyd. Che tanto ce li dovremmo averceli, quanta roba che abbiamo, o anche quante anime consumabili che abbiamo. In realtà potevo anche, vabbè, lo farò off screen, dai, che tanto manca poco. Allora, ok, randello occulto, ottimo. Il randello occulto è veramente ottimo, perfetto. Qui sopra c'è ancora un altro mimic, però è un mimic fatto di mera e sola ignoranza, eh. È un mimic quasi disutile, nel senso che potete anche risparmiarvi di combatterlo o di sprecare un talismano di Lloyd. È qui sopra perché semplicemente non contiene roba interessante il suo scrigno. Adesso perdonatemi, ma non mi ricordo se è quello di destra o quello di sinistra. È questo è un mimic. E forse anche questo, non lo escluderei. Sì, esatto, sono due mimic, perfetto. Va bene. No problema. Comunque sia, non è ora quello che ci interessa, non è di qui che dobbiamo andare. Non so chi ci sta aggrando. Lì c'è una sorta di... diciamo ricordo di tempi belli. Quello, come vedete, è una testolina di, e qui ci dà anche una visuale perfetta su quello che ci aspetta. Questi sono quei draghi che sparano i fulmini, e mentre di là c'è un demone della titanite al piano basso, e qua siamo al piano di sopra. Insomma, avremo tante cose da vedere e da fare, ma soprattutto scendendo di corsa questa scala e facendo il salto corretto. E mi sembra che il salto corretto sia o di qui o di lì, adesso non ricordo. Praticamente saltando oltre la ringhiera si può tagliare praticamente tutta Norlondo.
perché si arriva direttamente lì, si va a aprire la shortcut e via dicendo. Lo potremmo anche fare, però visto che io miro un filino alla completezza, faremo il giro lungo, ragazzuoli, che almeno posso spiegare a chi di voi le cose non le conosce e rischiare di fare figure di merda per la gioia di chi le cose invece le conosce ben bene. Va bene, Luciadores? Ok. Noi ora ci salutiamo qui, quindi al prossimo fantasticissimo video credo che riusciremo a raggiungere Einstein Smog, quindi preparatevi a ridere veramente. Io vi voglio bene anche se mi avete preso per il culo a manetta per la storia là dell'epic fail e niente, ci vediamo alla prossima e vado a piangere in un cantuccio. Sono triste. Ciao. Ciao, spostati di lì se no non riesci a salutare. Ciao, saluta, saluta, ciao, ciao, ciao. Quanta mestizia.